un sacco di spiagge pazzesche. Qua non c'è un tempo, ora stai dentro la adesso. Ciao! Allora, questa è la non sella, una sella senza punta e senza naso. Il vantaggio ovviamente di eliminare la punta è che si elimina totalmente la compressione della zona perianale, vena iliaca e prostata. E dato che manca la punta, questa sella ha un movimento basculante in modo che non si scivoli avanti, perché senza la punta altrimenti si avrebbe la tendenza a scivolare in avanti. Il movimento basculante comporta anche una serie di miglioramenti nella pedalata, perché la sella accompagna
il ciclista mentre pedala, quando si spinge col destro la sella va a sinistra e viceversa. In questo modo la pedalata diventa più tonda e si hanno meno problemi, oltre che nella zona di compressione solita anche alle anche. Direi che più o meno. Quindi i vantaggi sono? Vabbè, zero compressione nella zona alto e un miglioramento complessivo della pedalata, sia nell'uso della muscolatura delle gambe, perché chi passa dalla sella tradizionale a questa avverte nuovamente dolore ai muscoli perché usa muscoli che prima non utilizzava. Sì, è vero. E sviluppa un po' anche le braccia perché il peso va appoggiato anche sulle braccia e migliora, cioè, la più controllo con le spalle e le braccia del mezzo, sì, perché inizialmente specialmente si ha meno la sensazione di avere l'appoggio, la sicurezza. Esatto. E migliora anche la trasmissione di potenza alla bici stessa, perché non avendo la punta il peso del corpo non si scarica sulla sella ma va a scaricare tutto sui pedali. Interessante pensare come si comporta nelle discese, che in discesa uno si può adattare come un motociclista che ha praticamente il discorso della direzionalità, assolutamente accompagna per nella curve, curva sinistra, sì, destra, sì, eccetera, quindi ti accompagna. Anche il mountain bike cambia completamente il tipo di discesa, si usa anche il mountain bike, si usa anche il mountain bike. La differenza è che ovviamente oggi tutti sono abituati a guidare la sella con la punta, senza diventa più come sciare, perché si muove solo la bici e noi si rimane fermi. E i professionisti? Bisogna adattarsi. I professionisti l'ha provata Marco Pantani, la voleva usare in gara, ha chiesto a Luci, non era concesso, gli hanno detto scordatelo. Però siamo in un periodo in cui le innovazioni pian pianino prendono piede, pieni a disco e non solo, quindi vedremo. Speriamo. Cosa ci serve. Comunque, questo telaio.